Ciao Tikuji e ben ritrovati da Bostrand e l'incronatone in quello che è un gioco Pokémon in italiano. Dunque, si chiama Pokémon Mirror, è stato creato da MD, ovvero un artista Poketuber, diciamo, italiano, che comunque sia, trovate il link della sua pagina Facebook in descrizione e da lì poi tutte quante le altre sue link per le sue opere, arti, insomma, chiamateli come vi pare. Questo Pokémon Mirror è completamente, o almeno da quello che ho capito, in italiano. E gioco a questo prima di cominciare e continuare altri giochi Pokémon, altri Acrom che ho detto che avrei continuato e iniziato, tipo Pokémon Light Platinum e Pokémon Skyline, e cominciare poi Pokémon Prisma. Però prima, questo, siccome è un gioco abbastanza breve, lo gioco subito praticamente. Inoltre, ci sono dei Poketuber appunto nel gioco, Poketuber più o meno famosi, o meglio solo famosi, perché io ho contattato Andy, gli ho chiesto ma ci sono anch'io nel gioco visto che sono un Poketuber, e lui mi ha detto di no perché non sono abbastanza famoso. Quindi cominciamo a giocare. Dunque, i tasti dovrebbero essere C per la tipo la A e X per la B, credo, ovvero cancellare l'azione. Però c'è anche Start. Ho già settato, come vedete, tutto quanto il font e il bordo del gioco. Vado di Start, o comunque sia C. Questa versione contiene dialoghi in italiano. Special thanks to EBS team Luca, Erin, Kina e ciao. Ecco, questo è MD praticamente. E là, perdonami per averti fatto aspettare. Benvenuto nel mondo dei Poc. Oh, andiamo, chi non conosce Pokémon? Beh, se stiamo giocando a un gioco Pokémon è ovvio. Il mio nome è MD, sono lo sviluppatore di questo gioco. In questa avventura vivrai uno dei viaggi di Ethan / Gold. Sì, si chiamava Ethan Gold. Ma se preferisci, sei libero di scegliere un altro nome. Your name. Questa volta sceglierò un nome. Mamma mia. Weeboo! Con 3 O. Weeboo, sei pronto? Spero che gradirai Pokémon Mirror. Divertiti! Wow! Ma... Oh, questo è il berretto di rosso? Oh, volevo premere A sul berretto ma non ho avuto modo. Perché si è attivata la cutscene. Benvenuto! Ti stavamo aspettando, Weeboo. Cosa? Dove ti trovi? Bene, sei nella Dream Arena! Un posto meraviglioso dove lo spettacolo non finisce mai. Un posto meraviglioso. Dove io comando. Scusate. Io. Onirio! Sarà onirico. Il presentatore della Dream Arena. Non stai dimenticando qualcosa? Certo che lo stai facendo. Ricordi i tuoi vecchi amici? Ecco, a te ti hanno sempre atteso. Ok. Hai lasciato tutto questo tempo fa, da quando sei stato sconfitto da lui. Ma indovina un po', non puoi scappare dal tuo passato. E non puoi nemmeno scappare da qui. Quello che puoi fare è andare laggiù. Quella porta ti porterà davanti ai più forti allenatori caduti. Il tuo compito è semplice, devi portarmi tutte le loro memorie. Per farlo devi semplicemente sconfiggerli. Puoi anche scegliere di risfidarli tutte le volte che preferisci. Ma basta con le chiacchiere, che lo show inizi! Il ricordo della tua sconfitta ti fa andare avanti. I tuoi amici sono stati curati. Mi pizzica il naso. Ok, Pokémon. Typhlosion, Meganium, Faraligator e Suicune. Beh, insomma, iniziamo bene, direi. Scegli una memoria. Wow. Ma iniziamo con Novellino. Andiamo in ordine sparso. Mamma mia, pizzica il naso in una maniera incredibile. Specialmente... Frozen? Questo mi sa che è Frozen. Strano questo posto, non trovi? Ah, vabbè, perché non lottiamo? È Frozen. Lo sapevo che era Frozen. Trainer Frozen would like to battle. Oh, fuck yeah! Ci sta. Mi sembra strano il fatto di voler scegliere. Cioè, ti dice: giocherei come Ethan o Gold. Però ti fa scegliere il nome. Vabbè. Ma
Io andrei di Lava Plume. Sì. No, come si chiamava? Lava Sbuffo dovrebbe essere. Marowak? Certo che cambia Pokémon. Vediamo un po' cosa Feraligatr ha. Feraligatr, sì. Surf and Hydro Pump, ok, andiamo con Feraligatr. Vorrei andare anche con Suicune, però. Fa niente, andiamo con Feraligatr. Quello che mi piace di questi giochi fatti con il Pokémon Essential è che praticamente puoi mettere le musiche praticamente in un formato OGG, che è il formato migliore per caricare i tipi di musica per i videogiochi, ovviamente, e la qualità è ottima. E poi puoi creare praticamente di tutto, puoi creare con delle Essentials e l'RPG Maker, perché praticamente i Pokémon Essentials e l'RPG Maker sono strettamente correlati. Puoi creare di tutto ed è fantastico, questo è il bello. La cosa brutta è che devo registrare con Bandicam e non con Fraps. Solo questo mi cambia. Che poi l'audio, ricordare la voce mi sposta poco, perché comunque sia uso Audacity, quindi alla fine con Fraps registro solo il video, non registro anche la voce, perché mi darebbe fastidio. Wow, è stato incredibile, lottiamo di nuovo qualche volta. Wow. Ci vediamo. E io mi curo. A meno che... No, non sono stati curati. Ok, i tuoi amici. È bello che vengono chiamati amici e non... Con che si corre? No, perché ho messo toggle per correre. Ma vabbè, fa niente, non penso serva correre. Ho scelto la prima memoria. Mi sono un po' sbagliato, diciamo. Dunque, questo chi è? Chiara? Dovrebbe essere Chiara, di Pokémon Millennium. Ci siamo già incontrati per caso? Mi ricordi qualcuno? Se ti trovi qui significa che vuoi sfidarmi. Io e Sigmiao... È Chiara. Non ci ritireremo di certo... Non ci ritireremo di certo. Non ci tireremo indietro. Tener Chiara would like to battle. Ok. Anch'io would like to battle. Ed è bello combattere contro Sigmiao, il Pokémon di Sidonia e Chiara, appunto. Vediamo un po', dovrebbe essere normale ghiaccio il primo stadio di Sigmiao, perché ha anche un secondo stadio che è l'ammazza draghi per eccellenza, come Ninetales, ghiaccio folletto. Quindi wow. Certo che se usassi un Pokémon di tipo lotta prenderebbe un 4x dal danno. E aia. Quindi diciamo che secondo me normale ghiaccio, io l'avrei fatto solo ghiaccio il primo stadio. Però, no cavolo, se uso una mossa tipo fuoco, quando un Pokémon è congelato, c'è il 30% di possibilità in più che si scongeli. Lanciafiamme? Scusatemi, dov'è... Vabbè, si è tutta una botta in testa per far iniziare la grandine. Sì, vabbè, però... Vabbè, è ovvio che vada a segno Blizzard con la grandine, ma... Cioè, ragazzi, sul serio? Ah, sì, un altro problema però dell'RPG Maker... È che la musica va in loop, non va in loop, appunto, finisce e poi riparte, non va in loop, mi sono sbagliato a dire. Ice Shard ti fa cadere delle stalattiti addosso, ti ammazzano malissimo. E penso che il prossimo attacco mi finisca. A quanto pare no, usare una mossa ghiaccio in questi giochi non va bene. Dunque, normale ghiaccio. Vediamo un po' che mossa Suicune. Aurora Beam, Mist, Mirror Coat e Ice Fang. No. Mando Feraligatr, almeno c'ho mosse acqua, posso gestire meglio la situazione. Ghiaccio contro ghiaccio non è proprio la scelta migliore.
Si dà un'altra botta in testa e parte la grandine. A quanto pare anche Surf dà le botte in testa. Però è carino come gioco, dai. Mi sta piacendo. Il Dragon. Ah, cavolo, devo cambiare. Fischia. Quanto tempo è che non uso fischia come imprecazione? Wow. Ma non è che sono un po' troppo overlevelato io? La cosa che mi ha lasciato basito, però, è stato. Ah, ti prendi un 2x dalla grandine tu, comunque sia. La cosa che mi ha lasciato un po' basito è stato il fatto di. Di Sigmiao che non si è andato KO con un lava plume di Typhlosion. Manda Milotic. No, rimango con Fraligator. Lo faccio spremere fino all'ultimo. Almeno. Vuoi andare di Hydro Pump, baby? E poi con la grandine nell'anime Pokémon farebbe molti più danni a Hydro Pump visto che è grandine. Però vabbè, fantasie mie che non si avvereranno mai nei giochi Pokémon di vedere la grandine che con tutta la potenza di Hydro Pump concentrata viene scagliata a grandissima potenza contro l'avversario. Una cosa che non si realizzerà mai, però sognare, si può sognare, dai. La cosa brutta inoltre è che cioè, ti fai vedere che rimani con un punto salute, però in realtà sei schiattato. Quindi ti lascia un attimo e dico, ma ho resistito o no? Ho resistito o no? Da Petalo Danza, a posto. E good game, Chiara. Vabbè, la seconda allenatrice, vabbè, insomma, non posso dire, mi ha già messo in difficoltà. Posso solo dire, ok. È scontenta. Sembra che dovremmo allenarci ancora. Rainbow Memory. Carina. Bello anche sia comunque l'artwork 3D. Alla prossima, aspetta, ora ricordo. Weeboo? Io non ricordo, cioè io ricordo, cioè so, ma non è che mi ricordo. Ok. Che alla fine incontra. Cioè, devo usare un termine. Un verbo esatto, adatto. Non è che alla fine incontriamo Red? O comunque sia il campione del gioco o qualcosa di simile. Campione. Ah no, aspetta allora, teoria. Sidonia, Sidonia. È l'unico. Che miseria. Weeboo. È passato parecchio tempo da quando noi. Non importa, siamo bloccati qui. Tutto quel che possiamo fare è combattere. Dai il massimo. Oh, bella sta musichetta. Complottista Sidonia manda in campo Garchomp. Complottista, vabbè, una battuta per dire che comunque sia le teorie che fa sarebbero devastanti se poi la Nintendo effettivamente avesse implementato le teorie che lui tira fuori dai trailer di vari di gioco. Poi effettivamente stessero nel gioco, il problema è che no, la Nintendo preferisce fare, o meglio, la Game Freak preferisce che Pokémon resti un prodotto per bambini. E quindi diciamo che ha celato le teorie di Sidonia riguardo Pokémon Sole e Luna, combaciano con buona parte di quello che c'è nel gioco poi. Riguardo i nomi dei personaggi, attenzione, riguardo solo i nomi dei personaggi. Però, in parte, quello che lui ha detto nel gioco è confermata, una sua teoria è confermata. Anche se non proprio, anche se la Game Freak poi l'ha celata, diciamo, perché comunque sia, non è che la Game Freak va a guardare i video di Sidonia e poi dopo dice, ah, questo ce lo mettiamo, però lo celiamo, no. Diciamo che lui cerca di tirare fuori la miglior teoria possibile da quella parte, da quella frazione di gioco che ha visto. Che poi la Nintendo la metta in modo esplicito o la metta in modo un po' più celato, c'è. Però non è proprio chiara. Ed è questo che dà un po' fastidio, sinceramente. Se potesse esserci un gioco Pokémon che effettivamente tratti teorie. Tratti temi, diciamo, più adulti, insomma, non mi dispiacerebbe.
cazzo? Ho fatto Destiny Bond, ha fatto. Merda. Ho solo Meganium. Sedonia, non dirmi che è Andum perché mi ribello. Come so perché, come so che aveva Houndoom? Sidonia ha un Pokémon preferito come tutti noi e il suo è Houndoom. Paralizzalo. No. Ho perso. Perché Foul Play? Ah. Guarda l'ax di Andre Link 91. Mamma mia, ragazzi, mazzonna. Wow. Dopo tutto sei sempre campione di Johto. Tieni d'occhio Onirio, ok. Theory Memory. Bello, 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 bello. Non arrenderti. Allora, stavo contemplando il fatto che comunque sia per curarsi dovremmo toccare il cappello. E dicevo, e stavo pensando, ma perché non ha fatto un evento, dato che con Pokémon Essentials è facile farlo, dove ti ricarichi i Pokémon dopo ogni lotta. Però ho pensato poi, ma il fatto di aver perso contro Red e il fatto che c'è il cappello lì, il ricordo della tua sconfitta ti fa andare avanti, è bellissimo. Allora, per sbaglio ho scelto di risplendere Chiara. Vabbè, se ho sbagliato, che devo fare? Allora, devo stare attento quando vado qua perché mi fa subito aprire. Allora, teppista, andiamo con teppista. Campione penso sia Andy. Ovviamente. Teppista, oddio, aspetta. Ce l'ho. Però non ne sono sicuro. Chi diavolo sei? Ci siamo già incontrati e voglio svegliarmi da questo posto, quindi devo farti a pezzi. Fatti la parte. Udlum. Dunque, aspetta però, non so se è Odulum. Ah, aspetta. Ho capito. Buona, bella idea ci ho avuto. Dang it, dannazione. Mi missa Hydro Pump all'inizio. Una pompa idrogena. Più o meno Hydro era. Hex, no! Non mi fare queste mosse maledette. Oh, vai, mo. One hit KO. Wow, quasi shottato. Quasi one shottato. Surf. Sucker Punch! Bestia! Maledetto Banette. O Banette. Banette suona ben uguale. Banealo. L'americana Banealo. Ma è Banedo? Che poi parla, sembra che parli, sembra che lo pronunci alla Mario, il modo in cui parla Mario. It's a Banette! È lui, è Odlum's Crafty. È Odlum's Crafty, allora, ok, ci avevo preso in pieno. Odlum's Crafty, cacchio. È lui, Odlum's Crafty. Cavolo. Quello youtuber non è che lo segua particolarmente, però ci sa fare, insomma, ci sa fare, è bravo. Non è male come youtuber. È americano, ovviamente, ok, però Anchorov ha sicuramente il Sucker Punch. No, non lo fa. Mi pare strano però che abbia dato. Ok, che Odrum's Crafty tipo buio, va benissimo. Mi sembra strano però che non l'abbia dato a Sidonia, visto che il tipo preferito di Sidonia è il buio. Insomma. Però c'è Odlum. Preferivo Sidonia, dato che è italiano. Ok. E anche questa lotta è fatta. Non
te l'aspettavi. Sì, ok, come vuoi, hai vinto. Prendi questo e vai via. Bella, bella, bella. Ok, vediamo un po'. Ne ho fatti almeno la metà. Non sarei così fortunato la prossima volta. Io spero di sì, invece. Il ricordo della tua sconfitta ti fa andare avanti. I tuoi amici sono stati curati. Ho affrontato 1, 2, 3, 4. Affronto Orange, allora. Credo si possa fare tutto con una volta sola. Ah, ok, ok, ok. Adam? Adam, sei tu? Come va? Non so esattamente cosa stia succedendo, ma sono parecchio saltato. Il mio nome è Orange. Non scorderei questo nome. Combattiamo. Oh, cazzo, Mancing Orange! Perché? Come cazzo ho fatto a non arrivarci, Orange? È ovvio che sia lui, no? Mancing Orange! Cazzo! Mi ha ingannato il look alla Adam Cadmon. Porca puttana. Scusami, Mancing Orange. Ecco, ho peccato, ti prego, perdonami. Ti prego, chiedo scusa. L'ho riconosciuto. Quando ho letto mi chiamo Orange, io dico, ma aspetta, io so che ho detto Adam, però perché si chiama Orange? Mamma mia, che errore. Vabbè. Almeno so chi è. Non è che lo seguo, però insomma, so chi è almeno. Mi paro il culo in questo modo, insomma. Wow. Madcap? Ok. I heard you like Madcaps, don't you? No, in effetti Madcap è bello, è carino. Ma non lo terrei nel team se non fosse almeno Marshtamp. La verità è che a me piace, nel senso, il nome Marshtamp lo vedevo meglio su Swampert, e Swampert lo vedevo meglio su Marshtamp. Ok che Swamp è palude e quindi si addice allo stadio finale del Pokémon Madcap, però non lo so, Swampert è figo. Perché ho fatto idropompa? E poi lo fa in Dewark, insomma. Eccola. Non lo so, mi è venuta in mente sta cosa, che mi piacerebbe vedere più Marshtamp su Swampert e Swampert su Marshtamp. Cose mie. Non so neanche perché mi sono chiamato Weeboo, ma vabbè. Sei davvero forte, wow, quelle mosse erano incredibili. Orange Memory. È il solo e unico Mancing. Ci rivedremo, Weeboo, alla prossima. Io spero di no. Cioè, o meglio, incontrarlo nella vita reale come Poketuber sarebbe ok. Ma riaffrontarlo qui... Passo. Allora, mi manca Allevatore, che secondo me è Poketunks. Eroe, che non ho idea di chi sia. O forse è lui, Tonks. E campione Candy. Andiamo con Eroe. Un altro eroe, perdonami, ma devo tornare a casa. La gente ha bisogno di me. Fai del tuo meglio. Volsi? Oh. Ce l'ho. Ok, forse ho capito chi è. Ma non ne sono sicuro. Devo cercare un attimo su YouTube. Allora, fermi tutti. È lui. È Volsi. Hero Volsi. Ok, è lui. Insomma, Sidonia. E ci Sidonia, buonanotte. Andy ha lavorato abbastanza bene su questa hack, devo dire.
si è dato parecchio da fare. Mi è andata a culo Hydro Pump e non ci riprovo a tentare la fortuna. Ci ha lavorato davvero tanto, bravo, sono contento. Quindi allenatore sarà ovviamente Tonks. Ha solo Zoroark? Incredibile, forse puoi davvero farcela. Allevatore? Ho letto, allenatore. Io sono mezzo dislessico quando leggo le cose. E non sono dislessico. Vabbè, lasciamo stare. Ovviamente lascio Andy per ultimo, dato che è il creatore della hack. Allevatore, ho letto bene allora. Mi piace anche come è impostato lo stadio. Ecco, beh, se non si riconosce lui col fedora, il barbone. Ne ho abbastanza di questo posto. Sei un allenatore, vero? Bene, è tempo di sfidarci. Ho cercato di leggerlo come lo leggerebbe Tonks. Trainer Tonks would like to battle. Oh yeah. No! No, Andy, che mi combini? Ah. Oh, è erba. Sì, perché erba è il tipo preferito di Tonks. Lo è anche quello di Ash. Che ci sia una correlazione tra i due. Wow, dunque mi chiedo chi abbia allora nel team. Beh, guess what, ok, che c'è, ok, va bene. Ma... ciao, guess what. Ah, Sharpedo? Ah, non me l'aspettavo uno Sharpedo a dire il vero, mi aspettavo altro. Meno male che non l'ho detto, meno male che non l'ho detto, e non lo dirò. Tanto non vi siete persi nulla, è solo un nome di poi un Pokémon, non è che... chissà che... Oh, ok. È giusto, è giusto. Il suo Pokémon preferito? Quasi. Non mi ricordo se Tonks ha specificato che è proprio il suo preferito. Da quello che mi ricordo io, ha solo detto che gli piace molto. Non mi ricordo se effettivamente ha detto che è il suo preferito. Però dovrebbe essere il suo preferito, da quello che mi ricordo. Meganium. Grande Meganium, grande. Però se lo paralizzavi era ancora più grande. No, non sei più confuso. Bravo. Mamma mia, questo stomp. Bene, snapped out of confusion. Body slam. Oh, Lux. Quando Andrelink prende Lux, si mette a ballar. No, non è vero. Vorrei evitare figuracce. Oh, ancora Typhlo. Ok. Ho ancora Typhlo. Flamethrower. Ok. Perfetto, è fatta anche questa lotta. Perfetto. E vai. Ho perso quei due o tre minuti contro Chiara perché l'ho rischiata per sbaglio, ok. Perché non mi sono accorto che quando andavo, io ho l'abitudine di premerare velocemente quando gioco. E perché sono abituato al fatto che i giochi di Pokémon ti danno tempo di premere. Quando ti fanno una domanda, premi A e poi ti fanno scegliere sì o no. O un'altra opzione. Quindi insomma, vabbè. Alla fine mi sono sbagliato. Sei più forte di quanto pensassi, lasciate l'idiota viola. L'idiota viola? Ah, perché lui... Ah, ok. Origno, come si chiama? Onirio. Allora, l'idiota viola penso che potrò affrontarlo dopo che ho affrontato Andy. Campione, manca solo lui, manca. Avanti, Andy, so che sei tu. No? No, non è...
Pardini. Guardalo! Guardalo! L'ho chiamato! Campione Pardini. Oddio, ma non è Andy? Non si è messo nella ROM? Cioè, lui fa il professore. Ah, ok, lui fa il professore. E Pardini fa il campione, ovviamente. L'ho chiamato un secondo prima che effettivamente si manifestasse. Un attimo che mi fa male le orecchie, teneste cuffie maledette. Idropompa, ti prego. So che ha una difesa speciale assurda, Snorra. Porca puttana. No, idropompa, devi andare a sempre. Oh, è morto. Moriva anche se non faceva esplosione, cioè anche se non faceva belli dram, Mando Suicune, tanto per vedere cosa manda lui. Cerco di tenermi alla lontana. Madonna, volevo mandare Meganium, meno male che ho mandato Suicune. So che non posso fargli tanto perché è acciaio, però un po' di danni almeno, meglio di Petrodanza glieli faccio. E anche meglio di Body Slam. Iron Defense si è dato una botta su un coccia. Dice, mo sto in guardia, ma aumento la difesa. Almeno Aurora Beam gli dimezza l'attacco nel caso. Cioè gli può diminuire l'attacco nel caso. Notte sferza. Aia. Con la musica di Alola, bellissima. Cioè, musica di Alola. Musica che abbiamo sentito più e più volte nel trailer di Alola, di Pokémon Sole e Luna, cosa sto dicendo. È molto carina, molto ben studiata la cosa. Non ha lasciato nulla al caso Andy, a dire il vero. Cioè, ok, me lo vedevo come campione Andy, perché anche se era nell'intro come professore, nulla gli impediva di essere campione. In Pokémon Sole e Pokémon Luna il campione, diciamo, provvisorio della Lega Pokémon è appunto il professore Kukui, o Kukui che dir si voglia. Quindi insomma ce lo vedevo Andy come campione. Però Pardini, insomma, Pardini è Pardini, diciamocela tutta. Haxorus, io non ho più Suicune, lo sai, vero? Va bene che ho sconfitto due Dragonite con Fuocobomba di Charizard. Però non è che i miracoli accadono diverse volte, La cosa buona è che non si possono curare. La cosa cattiva è che non posso curarmi neanch'io. Vabbè. Va bene anche così. Ok. Non so se lo caricherò in due parti questo video, ma vabbè. Accidenti, ho perso, ma che match grandioso! Perfetto, anche questa è conquistata. La prossima volta sarò io a vincere. Va bene. Finalmente l'evento principale è arrivato! È ovvio che ci sia un unico vero solo campione. Vedi che l'ha fatto mo l'evento di curarmi Pokémon? Quindi l'ha fatto apposta, appunto, quello di non mettere l'evento che ti curasse automaticamente i Pokémon una volta finita la lotta contro uno degli avversari lì nelle memorie. E appunto è stato un bel tocco, perché tu, avendo perso la lotta contro Rosso, o stoccando il suo cappello, senti, diciamo, una nuova energia che ti spinge ad andare avanti e cura anche i tuoi amici. Davvero bello, mi è piaciuta molto sta cosa. Come ho detto prima, appunto. Venusaur è un tipo tosto da mandare giù, cavolo! La cosa brutta è che probabilmente ha 4 Pokémon Red. Come ne ho 4 anch'io.
Io ho il brutto carattere di non cambiare mai Pokémon per evitare di ricevere danno sugli altri. Io dovrei cambiare Pokémon ora, ma no. Però cavolo, mi ha fatto di più lanciafiamme che comete. Boh, io lanciafiamme. Ho questa brutta abitudine e credo che non me la toglierò mai finché giocherò a Pokémon. Certo, potrei in Wi-Fi, quando lottavo in Wi-Fi predictavo, forse tornerò a fare lotti in Wi-Fi ma random, contro people random proprio. E però predictavo e quindi cambiavo prendendo il minor danno possibile, ma una lotta in Wi-Fi contro una lotta contro gli NPC del gioco è totalmente diversa. Non si può mettere a confronto, quindi insomma, diciamo che mi piace giocare in questo modo quando sono contro gli NPC, ok? È una cosa mia personale. Mi stavo lamentando del fatto che, noi, che lui avesse 4 Pokémon e noi anche. Però il fatto è che uno non me lo segna. Per questo mi stavo lamentando, dico, ma uno non me lo segna, non è che ce n'ho 3 allora. Oh davvero, non è che ce n'ho 3 per davvero? Non ci ho fatto caso quando ho cambiato Pokémon, a dire il vero. Allora, mo manda o Pikachu o Venusaur. O Venusaur, che dir si voglia, non mi interessa come lo chiamate voi. Ah, ho Suicune, mando Suicune allora. Così, Meganium... Cosa ho detto? Così, Meganium. Perché Meganium? Dove esce Meganium? Mi sto americanizzando. Meganium si recupera dall'affaticamento del Petro Danza. E io intanto faccio fuori Venusaur, Venusaur con Cielo Denti. Il danno è alto, il danno è molto alto. Il danno è massimo. Capperi. Teflogion. Dillo qua, passa veloce. 115 in velocità. Fammi un piccolo piacere. Stendi quel Venusaur. Polverizzalo. Yes. Ora dovresti farmi un altro favore. Ce la fai a mandare KO Pikachu? No, vero? Più veloce Pikachu? Vabbè, me lo immaginavo che fosse più veloce Pikachu, dai. Ci hai provato. Carino. Sono più veloce di Pikachu. Cioè, Red, levati. What? Con un colpo solo? Hai vinto contro di lui? Questo non era nei piani. Questo non era assolutamente nei piani. Il mio spettacolo, il mio pubblico, la mia Dream Arena. Con tutti i suoni particolari. Oh, che è successo? Ah, vada solo, va. È passato molto tempo, Weeboo. Silver? Non ti ricordi di me? Sono io, Silver. Sì, ho pianificato tutto questo, la Dream Arena, Oniri e Caduti. Devi sapere che sono il nuovo leader del Team Rocket da quando mio padre è morto. Il sogno di tirannia è finito, non preoccuparti di questo. Ora siamo una fondazione che protegge Johto e l'aiuta a crescere. Ma c'è sempre stato qualcosa che mi disturbava. Tu, Weeboo, quando hai perso contro Red, hai lasciato tutto, persino i tuoi amici. Ed ecco perché sei qui. Dovevo portarti indietro, farti credere di nuovo nella tua forza. Per un'ultima battaglia contro di me. Sei il mio rivale, Weeboo. Rivale, ri grande, vale piccolo. A parte qualche lettera sbagliata, tutto sommato è stato bello. Cortino, sì, ma intenso, cazzo. Davvero bello come gioco, davvero bello. Beh, queste ROM da giocare così, diciamo, questi bocconcini sono belli. Ti concentri, fai piccole cose, ma ne fai tante e tutte diverse, è più bello giocare, Idropompa, fai il miracolo, per favore. No, non farà il miracolo perché... Wow.
No, voglio mettermi comodo a cavallo la gamba perché voglio stare comodo. Mandami Teflotion. Non ho idea di cosa fare contro il Mewtwo perché Mewtwo fa paura. Psichico. Ma che cala anche la difesa speciale tanto. Psichico è troppo OP. È troppo forte Mewtwo, non si può. Meno male che Meganium, come l'ho chiamato ancora, povero Meganium. Oh, lo sto premere, non mi ricordavo i comandi. Cioè ce l'ho qui le frecce, ma non mi ricordavo. Dicevo, vado di petrodanza, non lo so. Cioè il Mewtwo ha gli speciali troppo a... vabbè, critical hit. Oh mio Dio, ancora vivo! Dico, Meganium è tipo normale, tipo erba puro, quindi non ha il veleno o cose, quindi insomma resisteva meglio. E invece no, ha fatto critical hit e niente. Non lo so, se ce la fai sui Kun, ok, se no niente, ci riprovo? Non lo so, niente, ci devo riprovare, ho perso, ok. Ti posso mandare contro Darkrai? Ma io inizierei con... Ok, centro Pokémon. Io inizierei con, a sto punto, con Typhlosion. Sembra la cosa più sensata da fare. Certo però che Silver deve averne fatto di lavoro per far sì che il Team Rocket, diciamo, si pulisse dal nome che ha infangato la tutta quanta Johto. Non ho letto pensando che fosse lo stesso dialogo di prima, ma sono sbagliato. Mewtwo, colui che ha ucciso mio padre, colui che mi ha salvato, siamo molto forti, di questo son certo. Mostrami il tuo potere, Weeboo. Ha solo questi due? Sì, ok. Ah, Flame Charge, giusto. Ora ricordo Flame Charge. Fuoco carica, no, fuoco carica. No, fuoco carica. Vabbè, quella che ti aumenta la velocità. Ma non mi ricordo come si chiama. Ma la prende praticamente subito Tepig o Pignite, uno dei due, non mi ricordo chi, ma uno dei due la prende subito. Brucialo, ti prego, brucia la città. Ehi! Wow! Critical Hit era totalmente inutile. Ho tre Pokémon, vuoi che non ce la faccia? Non dovrebbe neanche avere Recover Mewtwo, se non sbaglio. Dopo tutto avevo ragione. Non avresti dovuto mollare tutto ciò. Le avventure, le battaglie, le amicizie. Tu mi hai insegnato tutto questo, è vero. Siamo stati noi sul gioco di Oro e Argento a insegnare a Silver di essere buoni, tra virgolette, e sei ancora più forte di tutti, credimi. Beh, credo che tu voglia tornare a casa ora. Prendi le scale e lascia il resto a me. Puoi andare ora. Grazie, Silver. Non lo dimenticherò mai. Ci vediamo dall'altra parte. Grazie, Weeboo. Pokémon Mirror è stato creato da MD. Ringraziamenti a Sidonia, Erin Kina, non so chi sia, Alice De Plano, credo sia la ragazza. Pokémon Essential è stato creato da Flame Guru, Pochil, Peter, oh, Maruno, con il contributo di Avatar Monk Kirby, Luca SJ, Boshi, Midas Mike, Brother 1440, Near Fantastica, FL, Pinkman, Gensai Kawakami, Popper, Ash Boy, Right Time, Help 14, Soundspawn, Ice Go 64, The End, Jacob Wabrock, Winom 12, Kizune Kota, Wachunga, Lisa Anthony, X-Lead, and everyone else who helped out. Come cazzo ho fatto a leggerlo? Sembra che qualcuno non sia abbastanza forte. Centro Pokémon, non c'è nulla di genere qui. Ho finito!
Yay! Puoi sfidare nuovamente Cloudy quante volte vuoi. Magari in futuro arriveranno altri sfidanti. Congratulazioni! Chissà, spero che il gioco ti sia piaciuto. Sì, effettivamente è stato carino. Corto, ma è carino, dai. Oh, scusatemi, ho aperto una finestra per sbaglio. Carino, davvero. La cosa che mi lascia un po' basito sono... Questi mi sembrano i tizi che trovi in Super Mario. Ma va bene. Ok, quindi niente Cooch, questo era Pokémon Mirror in italiano. Non capisco perché dovrebbe essercene uno in inglese, ma spero che il video sia piaciuto, spero che possiate apprezzare anche voi il gioco di Andy, perché si vede che comunque si è già lavorato abbastanza, sì, e si vede. Certo, non è una Chrome lunga, ma è corta e istantanea, ben fatta, ben ideata. Non è male l'idea del sogno onirico, magari con aggiornamenti poi in futuro Andy arricchirà questa ROM. Lasciate un mi piace alla sua pagina Facebook perché se lo merita. Certo, il mio canale non è visto da molti, ma quei pochi che mi seguono magari non seguono anche tutti quanti gli altri Poketuber, o meglio, dovrebbero, ma non tutti stanno caricando questa Akrom sul loro canale, quindi andate da Andy, lasciategli mi piace. Inoltre lasciate un mi piace anche alla pagina Facebook se vi va, lasciate un mi piace anche su Twitter, seguitemi su Twitter dove lì pubblico sempre i video, praticamente ogni video che pubblico verrà istantaneamente pubblicato un tweet su Twitter appunto che ho pubblicato il video, dato che ho gli account collegati, quindi ok. Inoltre se non siete ancora iscritti al canale iscrivetevi e noi ci vediamo in un prossimo video, bye bye!